Allora, dobbiamo vedere se riusciamo ad arrivare alla punta di mezzo passando per la strada principale, ma nel frattempo vi mostro uno dei punti panoramici più belli che abbiamo già visto in passato. Allora, questo qui è il sentiero che avevo fatto per arrivare a Forte Iorino, teoricamente 15 minuti dal cartello mi dà punta di mezzo. Vediamo dove si trova la deviazione. Bene, gente, siamo finalmente arrivati alla deviazione e prima dava 25 minuti, poi 15 e arrivati proprio al bivio ne dà ancora 25. Sono circa 700 metri e come arrivo ed è tutta salita. Questo è il cartello, punta di mezzo, 25. Allora, abbiamo appena superato un punto dove c'è un albero che è caduto, però basta girare l'ostacolo da un altro sentiero segnalato e il gioco è fatto. A destra osservatorio, punto paradiso e Belvedere, mentre a sinistra punta di mezzo, 400 metri. Vediamo se poi riusciamo a fare anche il resto. Sarà giusto? Qua sono scesi un sacco di alberi. Bene gente, siamo finalmente arrivati sulla cima, siamo circa sopra i 1200 metri e questa è la fantastica punta di mezzo. Uno dei punti panoramici più spettacolari della zona qui a Campo dei Fiori e come potete notare alla nostra destra, proprio davanti a noi, quello è il punto astronomico. Appena appena più su troviamo un altro punto simile. Siamo allineati esattamente al punto astronomico come dall'inizio, però questa volta, essendo qualche metro più in alto e leggermente più spostati, abbiamo un'altra panoramica più carina. È una panoramica 360, proprio uno dei sentieri più belli qui a Campo dei Fiori. Consiglio vivamente di farlo
Noi nel frattempo giriamo ancora intorno per esplorare altri punti panoramici mentre scendiamo. Altro punto panoramico. Guardate che bella vallata mentre stiamo scendendo. Lì si intravede tutta la zona di Varese. Ci fermeremo proprio qui a mangiare, dato che c'è un'ottima panchina qui, proprio con una panoramica fantastica e del tutto accogliente. Allora, si intravede il lago di Varese e il lago di Comabbio, quello più piccolo. E noi siamo esattamente qui, giù in questa vallata, dove sulla destra c'è quella panchina dove ci siamo fermati poco fa a mangiare. Ce ne torniamo comunque soddisfatti dopo questa bellissima esperienza, dato che qui a Campo dei Fiori c'è sempre qualcosa da vedere, specialmente se ci sono queste belle giornate nitide, un po' ventilate, che ci dà la possibilità di vedere appieno il panorama che ci circonda.